Se mi vedete con un coltellaccio in mano è perché o sto meditando un omicidio oppure sto procedendo a un unboxing. Questa volta non si tratta di un unboxing pericone, anche perché direi che sono a posto con i prodotti, ma si tratta di un unboxing from Korea with love da parte di Min Cosmetics. Min Cosmetics. Come anticipato in un post qualche giorno fa, Min Cosmetics, a furia di essere taggato da me, mi ha contattato proponendomi una collaborazione, proponendomi di testare un prodotto che mi è stato inviato gratuitamente. E a quel punto io l'ho contattato e ho chiesto loro di acquistare un prodotto, quindi so già cosa si troverà qua dentro. Un prodotto che ho pagato io e un prodotto che mi è stato inviato da Min Cosmetics. Chi è Min Cosmetics? Ho scoperto Min Cosmetics acquistando un libro sulla skincare coreana, l'ennesimo libro sulla skincare coreana, e scopro questa realtà creata da tre donne coreane che hanno aperto il loro primo negozio in Spagna, Madrid, quello che io, no, forse il primo era Barcellona. Comunque, quest'estate io sono andata a Madrid, nella casa madre, ho fatto un bell'acquisto. A Milano c'è l'unica sede italiana. Credo che ci sia qualcosa anche in Francia. Comunque è sempre possibile acquistare tramite il loro sito. Quindi procediamo. Nell'aprire i pacchi, ok? Fuori sono sempre parecchi anonimi i pacchi di Min Cosmetics, ma dentro c'è sempre la sorpresa perché sono femminilissimi, con il solito messaggio di empowerment femminile, di look beautiful today. Vediamo cosa troviamo dentro. Allora, intanto una cartolina, hanno sempre questo pensiero gentile. Una cartolina ispirata alle varie stagioni da parte di famosi designer coreani. L'invito a un concerto di una band di K-pop, credo che si chiami Luminous, non li conosco. Quindi questo è il prodotto che mi è stato inviato da Min Cosmetics da testare. Si tratta della marca Meisani. Min Cosmetics tratta fra le migliori marche di prodotti coreani, ma hanno talvolta un difetto, devo essere sincero. Non sono sempre disponibili tutti i prodotti, proprio perché arrivano veramente dalla Corea. E quindi ho imparato che se c'è qualcosa che piace, è bene prenderla subito. Anche perché potrebbe poi passare un po' di tempo prima di trovarlo disponibile. Per ovviare a questo problema, Min Cosmetics ha col tempo fondato due marchi, uno per l'appunto è Meisani, prodotto in Europa però con il know-how coreano e i tipici ingredienti che si trovano nelle creme coreane, e l'altra marca è Ondo 36.5. Delle due io preferisco Meisani. Il prodotto che mi è stato inviato è indicato per pelli miste o oleose, quindi non è proprio il mio caso, io ho una pelle casomai secca. Però è interessante perché si tratta di una crema idratante che contiene glicerina, contiene acido ialuronico, estratto di gardenia, il 32% di acqua di cocomero, e 4% di niacinamide. La niacinamide non l'avevo mai sentita nominare fino a un po' di mesi fa. Io conoscevo la vitamina B, io adoro la vitamina B perché aiuta a prevenire le macchie o a schiarire quelle che già si hanno e davvero lavora sul tono della pelle. Io adoro la vitamina C. La niacinamide, che all'improvviso ho cominciato a notare in moltissime creme, altro non è che un estratto della vitamina B3. Si tratta semplicemente di vitamina B3. Effettivamente la K-Beauty, la
ha veramente un po' stravolto il mondo della cosmesi, perché ha portato una serie di prodotti all'interno delle formulazioni che non si erano mai udite prima. Per esempio, vabbè, la bava di lumaca è molto usata, a me però non piace, la bava di lumaca è molto usata nella skincare coreana, e così anche l'aceto e kombucha, che adoro, non è altro che in definitiva che un acido, uno dei miei amici acidi. E che cosa ancora? E tutti i prodotti fermentati, ecco, questi sono anche tipici della K-Beauty. Lo voglio aprire con voi. Ho già visto le foto ed è azzurro, che è poi il colore della vitamina B. E sì, la formulazione è proprio quella che ho visto nelle foto, è un gel. Io non amo particolarmente i gel, però caspita, è super idratante, è super idratante. Quindi lo proverò da solo e lo proverò insieme al suo siero ideale che possedevo già a casa, il Blue Elixir Retinol Serum, anche questo a base di niacinamide, ed è l'ideale complemento di questa crema. Quindi lo proverò da solo, lo proverò insieme e credo che lo userò tantissimo in estate quando la pelle è, quando si ha bisogno di idratazione, però ti vuoi sentire comunque sempre fresca. Sì, effettivamente la pelle è già da adesso, la vedete, è idratata. Io ho delle mani terribili, si vede, penso, però non è assolutamente sticky, è secca, perfetta. Va bene, vi farò sapere. Cosa ho comprato io? Ho comprato quello che avevo già anticipato, l'ho preso al volo perché questo è un prodotto che non è mai disponibile. È la famosa BB Cream della Dr. Clairs, è una marca che io adoro, possiedo tante cose. Tempo fa vi avevo fatto vedere che avevo provato questo campioncino e mi era piaciuto. Ho fatto un po' di ricerche e ho visto che ha delle altissime recensioni. Che cos'è una BB Cream? Non è altro che una crema, una vera e propria crema con fattore di protezione solare, questo è sempre un must, ma in più è colorata, quindi funge anche da fondotinta. In un post che avevo fatto tempo fa, appunto, dicevo che sentivo l'esigenza. Non ho mai amato il BB Cream perché a me non piace il concetto di una crema che fa troppe cose, però devo dire che in tante occasioni mi dà fastidio usare il mio fondotinta Dior, lo trovo esagerato, però d'altra parte a me non piace uscire con il viso totalmente scoperto. È un'abitudine in realtà, perché ho una pelle abbastanza buona, non ho bisogno di coprire chissà quanto. Però sì, sento l'esigenza di avere qualcosa di alternativo al fondotinta per quelle rapide commissioni che fai la mattina, o talvolta anche, ad esempio, anch'io vado a lavorare, vado giusto 2 ore e poi voglio tornare. Comunque, nei vari video che ho visto, io stesso lo posso testimoniare perché ho provato questo campioncino, ha una durata di moltissime ore. Qualcuno in qualche video che ho visto lo definisce anche migliore di moltissimi fondotinta usati, dura parecchio. Poi mi hanno anche mandato una pochettina di Meisani che al momento inviano con l'acquisto di minimo 50 euro di prodotti Meisani. Pore Gone for Good è la maschera che regalano quando si arriva a fare un certo minimo di acquisti, credo sui 50 euro. Mandano sempre delle maschere che possono essere acquistate tramite il loro sito. E poi dei campioncini. E sono felice di notare che sono tutti prodotti che avevo già in mente di provare. E si tratta della crema all'aceto kombucha. Io già ho provato l'essenza, la adoro, la marca è Juice to Cleanse. E purtroppo non è mai disponibile, è sempre esaurita perché è veramente favolosa l'essenza che mi era stata regalata quest'estate a Madrid. Questa è la crema, sono molto curiosa. Supple Preparation Facial Toner, ce l'ho, questa è la variante sempre di Dr. Clairs, ce l'ho, è favoloso, è uno di quei tonici tipici coreani che non ha una formulazione liquida ma una formulazione quasi una sorta di gel, veramente molto nutriente.
Questo ha la caratteristica di essere senza profumazione, ma io ho tutta questa profumazione in quello che già possiedo, non l'ho sentita. E questo è un altro prodotto di Dear Clarins che desideravo tantissimo provare, ed è la maschera alla vitamina E. Ok, questo è quanto, vi farò sapere al più presto come vanno le varie prove dei miei prodotti. Ciao, buona serata.